Guardate, buonasera, quelle parole scritte laggiù su quel muro. Sono le famose parole che aprono il libro undicesimo della Genesi, che contiene il mito della Torre di Babele, e vogliono dire quello che tutti pensano che vogliano dire. Potrebbe non essere così, perché noi sappiamo che nel libro precedente, il decimo, l'umanità già aveva lingue e culture diverse. E qui si crea un po' un pasticcio, perché allora che cosa vogliono dire quelle parole? Secondo il grande dotto rabbino inglese Jonathan Sacks, quelle parole vanno interpretate come il tentativo. Sentite, perché è una cosa che scuote molte certezze. Il tentativo di imporre con la forza una cultura su tutte le altre, per cui il mito di Babele altro non sarebbe che la critica ad un impero che cerca di imporre le sue leggi alle grandi masse umane. Se questa interpretazione fosse giusta, sarebbe particolarmente adatta a noi che abbiamo scelto la Torre di Babele come testata di questo programma, e in particolare alla puntata di stasera che dedichiamo ai giovani. Perché, morale di questa breve presentazione, si tratta di costruire una torre o un mondo nuovo, è a loro, ai giovani, che spetta.